Come sapete è stata convocata per presentare la donazione di due opere di Antonello Tonello, un grande cagliaritano che ha contribuito in maniera importante con le sue opere alla crescita culturale della città e che noi oggi siamo orgogliosi di poter presentare, di poter ricevere. Da un lato ne siamo molto orgogliosi, dall'altro penso che sia anche un giusto tributo che come musei civici, associata alla cultura e come amministrazione si debba dare ad Antonello Tonello, che purtroppo oggi non è qui con noi perché ha qualche problemino di salute, ma quindi un grande cagliaritano che ha dato un contributo importante alla crescita culturale della città e noi siamo da un lato orgogliosi di aver ricevuto da lui la donazione di queste due opere d'arte che poi saranno fruibili e visitabili dopo 3 anni e mezzo più o meno per i cittadini cagliaritani, anche per i turisti e non solo per i cittadini cagliaritani, e dall'altro siamo felici di riconoscere questo tributo a questo grande cagliaritano che, ripeto, purtroppo oggi non è qua con noi, non può essere qua con noi per motivi di salute. Come appunto diceva il sindaco, ho avuto modo nei giorni scorsi di sentire Antonello Tonello, al quale mi lega una lunga affettuosa amicizia, e ho cercato, sapendo appunto delle sue condizioni di salute, ho cercato di così capire se fosse meglio rimandare la conferenza stampa oppure se fosse il caso appunto di farla nonostante ci fossero ci fosse la possibilità, insomma, che non potesse essere qui presente con noi. Alla fine la sua posizione è stata quella di fare appunto la conferenza stampa, che per lui sarà davvero grande motivo di gioia, e questo è il motivo per cui oggi siamo qui. Intanto parliamo di due opere che hanno un'altissima valenza espressiva, una donazione molto importante che risale appunto al 2018, quando l'artista fece appunto una mostra alla MEM, e sicuramente si aggiungono a una collezione molto significativa e molto importante per la città di Cagliari. Antonello Tonello, tra l'altro, sono due opere che testimoniano ampiamente quella che è l'aspetto eclettico dell'opera di questo artista. Eclettico perché lui, insomma, per chi lo ha conosciuto lo sa molto bene, parte intanto dal mondo del teatro come scenografo, come costumista, addirittura come attore. Infatti chi conosce Antonello sa bene che anche nella comunicazione rievocava veramente quelli che sono i modus della recitazione, no? Quindi questo eclettismo, il mondo del teatro per esempio negli anni 80 entrava a pieno titolo nell'opera d'arte, molti di voi ricorderanno sicuramente le tarlatane degli anni 80, e poi via via c'è stato un'adesione dell'artista a tematiche differenti. Per esempio a lui sono sempre stati molto cari i temi ecologisti, varie tematiche, varie modalità espressive e soprattutto vari materiali, tra gli altri l'utilizzo della caccia che lo ha reso particolarmente famoso, l'utilizzo della sabbia e di tantissimi altri materiali. Questi elementi naturali entrano a far parte della sua opera d'arte, che io in molte occasioni ho definito organica, proprio perché ha una stretta correlazione con la natura. La natura entra nell'opera di Otto, così lo chiamano gli amici, ma allo stesso tempo le opere cercano, cioè la natura stessa cerca le opere, tant'è vero, e non è un caso, mi complimento con questa decisione di inserire le opere nel porticato, poi le vedremo nel porticato della galleria, che sembrano quasi voler cercare ancora una volta il rapporto con la natura. Termino dicendo una cosa, che una donazione è sempre un'azione importante, intanto per un museo, perché in questo modo è sempre vivo, in seconda battuta perché chiaramente con una donazione si rende eterna l'opera e l'attività di un artista, e poi perché è un importantissimo patrimonio per l'intera collettività.
Aggiungo soltanto che le opere di Ottonello entrano a far parte di una collezione di sculture a cielo aperto molto importanti che si trovano qua nei giardini. Abbiamo Paradiso, abbiamo Staccioli che presto ritroverà il suo splendore, abbiamo i Dormienti di Paladino e adesso queste due bassorilievi di Ottonello che cuciono perfettamente il rapporto tra le collezioni che si trovano all'interno della galleria comunale con appunto le opere che invece sono nei giardini. Quindi, come diceva il nostro sindaco, come diceva il nostro assessore, è sempre una gioia e una conferma anche quando gli artisti donano, significa che hanno fiducia in quell'istituzione, è la forma più importante che loro di rappresentazione della loro fiducia nell'istituzione. Oggi grazie a questa amministrazione questa fiducia è stata confermata dall'esposizione delle opere che sono oggi messe permanentemente sulla facciata della galleria.